Sarebbe riduttivo definire Lecce in crisi. C'è un intero credo calcistico dietro il fallimento prematuro di un progetto. Utilizzare il 4-3-3 è il modo più razionale per coprire gli spazi. È geometria. I movimenti difensivi consistono nel pressare la palla e coprire tutte le zone del campo. Il maestro del tridente in Italia da sempre è Zdenek Zeman. Il boemo che ha diviso un paese oggi rischia di unirlo. Nessuno più crede nel suo modo di giocare. Il Lecce perde anche in casa con il Vicenza, al primo successo in trasferta, e si avvicina ulteriormente al baratro della Serie C. Gregucci ottiene la vendetta personale contro chi lo scorso anno gli ha concesso appena 5 giornate per conquistarsi la fiducia della piazza leccese. Il Vicenza vince con merito, dopo un minuto va vicino al vantaggio con Padoin, Diamutene ci mette una pezza. Al 20° i veneti comunque passano e torna ad attualità il discorso che tra il dire e il fare di mezzo c'è più del mare. Zeman tiene la linea dei difensori sul centrocampo, basta la velocità dell'attaccante avversario, in questo caso Cavalli, per battere sullo scatto il Petras di turno. Alla mezz'ora gli ospiti potrebbero chiudere i giochi in anticipo con uno schema su calcio da fermo, ma di testa Rigoni non è preciso. I difensori giallorossi non imparano la lezione e Simone Cavalli ha ancora metri davanti a sé per ripartire in contropiede. L'attaccante del Vicenza perde l'attimo e rimanda il discorso nel secondo tempo, nel quale a Lecce occorrono 24 minuti per trovare il pareggio. Nasce tutto da un'ottima giocata di Vives, che si libera di due avversari e sul tiro angolato trova pronta la respinta di Zancopé. Sugli sviluppi del corner ancora Diamutene riporta in gioco i pugliesi. La reazione che Zdenek Zeman si aspettava non arriva. Arriva invece il riscatto che si auspicava Gregucci. Il Vicenza torna in vantaggio a 14 minuti dalla fine con un'intuizione di Nastos che va sul fondo e mette al centro per Cavalli, dimenticato per l'ennesima volta dalla difesa avversaria e libero di battere a rete. A 2 minuti dal 90° Zeman effettua contemporaneamente tutte e tre le sostituzioni a disposizione, utili solo a scatenare l'ira dei tifosi di casa. Per quello che ai tempi di Foggia fu definito il maestro di Praga, si chiude con una sconfitta, un 2006 ricco di delusioni, dai playoff persi con il Brescia all'incubo playout con il Lecce. A Zeman non resta che sperare in un 2007 migliore.